Inaugura un nuovo punto vendita di Famila, ce ne sono già, questo è il 57esimo anzi, e l'inaugurazione avviene a Longiano, che è la terra di origine. Lei, Presidente, ha parlato di ricordi durante il corso di questa inaugurazione. Sì, effettivamente nel 1972 noi siamo nati a Longiano, in questo comune, e eravamo tutti molto giovani, parliamo di 50 anni fa, eravamo dei ragazzi e siamo partiti con un gruppo di vecchi grossisti alimentari. Pian piano abbiamo creato Cash & Carry, poi in un secondo tempo abbiamo iniziato con la catena dei Famila. Oggi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, perché ci siamo espansi su tutta la zona della Romagna fino a Bologna e tutte le Marche fino oltre Ancona. Quindi, però mancava appunto questo punto vendita, che ci tenevamo a farlo perché siamo nati qua e volevamo fare, è un simbolo per noi, sicuramente anche un punto vendita che domani ci darà delle grosse soddisfazioni. Nel corso della pandemia i punti vendita alimentari hanno giocato un ruolo importante, nella prima fase sono state anzi le uniche attività rimaste aperte. Quanto è stato complesso gestire questa fase e riorganizzarsi? E noi ci siamo riorganizzati perché noi abbiamo due canali come azienda ARC, il canale Cash & Carry, che è rivolto all'ingrosso, ai ristoratori, bar, pizzerie, diciamo albergatori eccetera, che purtroppo nel periodo della pandemia sono stati chiusi, quindi non hanno lavorato, quindi noi abbiamo perso molto in quel settore lì, però abbiamo guadagnato molto di più come fatturato nel settore del retail, dei supermercati. Infatti la gente cosa faceva? Non potendo andare al ristorante mangiava di più a casa, e quindi abbiamo avuto un grosso incremento noi nel canale supermercati. Oggi, se tutto ritorna normale, dovrebbe stabilizzarsi e crescere molto sul canale catering. E molte attività chiudono in questo periodo, voi siete qua per inaugurarne una nuova, questo significa anche in termini di occupazione che in questa fase molte persone hanno perso lavoro, qua invece viene creato. Che tipo di occupazione siete in grado di garantire? Noi qui sicuramente abbiamo, penso che ci siano circa 50 persone che lavorano in questo punto vendita, quindi diamo occupazione e ci auguriamo che il punto funzioni, quindi noi ci crediamo ancora in questo, visti anche i momenti passati. Del periodo della pandemia noi abbiamo sempre lavorato e ci teniamo ad andare avanti, ci crediamo veramente. Sindaco, in questo periodo di difficoltà per le imprese, che a causa della pandemia molte hanno chiuso, invece un'attività che apre, che cosa significa per una comunità come quella di Longiano? È sempre stato un momento importante l'apertura di una nuova attività, sia sul piano economico che sul piano sociale. Ovviamente in questo momento assume un significato ancora più importante, perché credo che sia una delle testimonianze più evidenti del percorso che tutti quanti assieme stiamo cercando di fare per uscire da questa pandemia. E la sua comunità in particolare da che cosa è stata colpita dal punto di vista della pandemia? Oltre alle relazioni, le chiusure dei punti vendita? Sì, diciamo che ci sono stati dei fenomeni di povertà laddove magari in situazioni che non ci saremmo mai attesi. Non ci sono state particolari problematiche dal punto di vista sanitario, però abbiamo tutti quanti vissuto la difficoltà dei rapporti sociali, la chiusura di alcune persone che sono rimaste a lungo tempo in casa e di conseguenza anche l'interruzione di tutti quei rapporti sociali e umani che sono stati, diciamo, abbastanza evidenti soprattutto nell'ambito delle associazioni di volontariato, che in questo momento, essendo state associazioni sempre importanti per la vita sociale di Longiano, in questo momento stanno risentendo in maniera particolare di queste difficoltà relazionali.
Questa era un'area che aveva bisogno di riqualificazione, ha detto. E come sta procedendo? E ci siamo fermati o c'è ancora bisogno di riqualificazione? No, diciamo che oggi andiamo a dare compimento a questa attività di recupero. Era un'area con un'azienda insediata fortemente inquinante che ha creato problemi importanti anche alla salute dei cittadini che abitavano qui vicino. Col tempo e con le scelte urbanistiche fatte dal Comune di Longiano e grazie a un intervento di Arca abbiamo recuperato interamente quest'area con attività importanti, e non solo dal punto di vista economico come può essere questo supermercato, ma abbiamo un'altra palazzina con servizi importanti sul piano sanitario e sul piano del volontariato. Infatti abbiamo la farmacia, una nuova farmacia, abbiamo anche la sede dell'Avis di Cesena. Un iter complicato dal punto di vista burocratico? Come sempre in Italia la burocrazia non è semplice da affrontare, però devo ringraziare soprattutto gli uffici comunali perché, ecco, davanti a questi problemi hanno sempre rispettato tutte le leggi, ma comunque consentito di ridurre il più possibile i tempi e di rendere possibile questo progetto di recupero. Diciamo che il percorso di recupero di quest'area è stato anche allungato a causa della pandemia e dal lockdown, che ha sicuramente allungato ulteriormente i tempi di realizzazione. Dal punto di vista del risparmio energetico e dell'attenzione alla sostenibilità, che soluzioni tecnologiche avete adottato? Dunque, un punto vendita che è stato progettato, quindi è nato fin dalla sua progettazione con un forte attenzione al risparmio energetico e all'utilizzo delle nuove tecnologie che sono utilizzate appunto nel nostro settore. A partire dai frigoriferi che sono di ultima generazione, permettono un forte risparmio energetico, e addirittura il calore residuo dei frigoriferi piuttosto che il condizionamento estivo viene combinato con l'impianto di condizionamento e riscaldamento per avere appunto questo vantaggio energetico. Abbiamo inserito tutta l'illuminazione a LED all'interno del punto vendita, sia nei frigoriferi che negli espositori, che appunto l'illuminazione di tutto il negozio. E tecnologicamente abbiamo messo anche le etichette elettroniche, che sono delle etichette che ci permettono di risparmiare anche dal punto di vista della stampa di carta, di frontalini, e quindi riteniamo di aver fatto un lavoro molto importante su questo aspetto. Come è organizzato questo punto vendita? Poi dal punto di vista dell'occupazione abbiamo visto che ci sono anche tanti giovani. Allora, ci sono una cinquantina di addetti. E l'età è compresa tra i 20 e i 30 anni, quindi gente molto giovane, e diciamo che cerchiamo di occupare gente che si affaccia al mondo del lavoro, e praticamente noi cerchiamo di portarli ad un livello di conoscenza tecnica superiore alla media. Che possono così essere distribuiti nei vari reparti, insomma. Esatto. Soprattutto nei reparti freschi, perché noi puntiamo molto sui reparti freschi, c'è la possibilità di formare le persone e portarle ad un livello di conoscenza della materia e soprattutto anche del rapporto con la clientela importante. I servizi che abbiamo secondo me in esclusiva sono il fatto che la carne tratta molte carni di origine nazionale e ha in particolare l'armadio con la frullatura della carne che parte da 3 settimane e arriva fino anche a 10 settimane. Il banco del pesce è praticamente quasi tutto pesce pescato nei nostri mari, nel mare Adriatico. Puntiamo molto sulla cucina e i piatti pronti del banco cucina per le esigenze delle nuove generazioni, e poi abbiamo il servizio del Così Comodo. Così Comodo è il servizio di spesa online del Famila, attivo già a Cesena, sarà attivo anche qui dal 5 di luglio a Longiano. È un servizio per cui si fa spesa, si riempie il carrello nel nostro sito dedicato e poi si viene direttamente a ritirare la spesa nel punto vendita. La differenza è che si può tranquillamente rimanere in macchina, la spesa viene consegnata e caricata dai nostri addetti e si può effettuare il pagamento senza entrare nel punto vendita, quindi diventa un servizio molto comodo per chi è di passaggio e può fermarsi a ritirare la spesa senza dover entrare nel supermercato.